Un provvedimento da tempo atteso è la Carta delle Autonomie. A che punto siamo? La Carta delle Autonomie rappresenta un nodo fondamentale per rimettere ordine alla complessa partita degli enti locali. Noi abbiamo avuto i governi Berlusconi che nell'arco di questi anni hanno introdotto una serie di provvedimenti ordinamentali, cioè che riguardavano in fin dei conti direttamente comuni e province, all'interno di norme fondamentalmente di carattere economico. Questo perché non si è pensato di affrontare il tema dell'autonomia in maniera completa, ma con tanti spot, e questo anche perché tendenzialmente quando si pensava agli enti locali si pensava come luoghi di facile taglio. E poi anche perché una delle logiche che aveva contraddistinto il governo Berlusconi era quello di far finta di non alzare la fiscalità sul livello nazionale, ma di indurre invece gli enti locali a aumentare la pressione fiscale sui cittadini, quasi come una forma di deresponsabilizzazione del governo nazionale e un'imputazione di colpa agli enti locali. Questo gioco è stato smascherato, con Monti era iniziato un percorso diverso, ma che devo dire sotto il profilo della correttezza formale della trattazione del tema dell'autonomia ha finito per avere una natura simile a quella degli interventi spot che aveva contraddistinto l'opera dei governi Berlusconi. Questo è tanto più tragico perché paradossalmente il Parlamento, il tanto vilipeso Parlamento, aveva trovato un accordo bipartisan, maggioranza e minoranza, per mettere ordine al tema degli enti locali proprio elaborando il testo della Carta delle Autonomie. Per dirla brevemente, era arrivato un testo dalla Camera, sono stati nominati due relatori, senatore Bianco e senatore Pastore, che avevano preparato una serie di maxi emendamenti, riassumibili in 10 punti, che erano funzionali a stabilire finalmente quali erano le funzioni dei comuni, quali erano le funzioni delle province, quali erano le funzioni delle città metropolitane, quali erano i sistemi elettorali, cioè si riaffrontava, come era stato fatto col decreto legislativo del 267 del 2000, la materia in modo ordinato. Se non che poi è arrivato il tema complesso delle province, su cui il governo si era sbilanciato molto quando di fatto aveva decretato la fine delle province, forse un po' improvvidamente, stabilendo che entro il 31 dicembre del 2012 finiva la vita delle province, questo è il decreto Salva Italia, arrivando però poi a rendersi conto che l'abolizione delle province tout court, a differenza di quello che era stato sbandierato in tanti mezzi di informazioni, non avrebbe comportato un risparmio, ma avrebbe comportato dei costi aggiuntivi per lo Stato e per la funzione pubblica. Allora si è rimesso mano a questa partita e ci si è resi conto che il problema non era quello dell'abolizione, ma quello della razionalizzazione e della riassegnazione delle funzioni alle province. Fare un'operazione seria per permettere che quello che era stato questo lievitare degli enti amministrativi fosse ricondotto a una ratio. Naturalmente, facendo un intervento così pesante su questo tema, il risultato è stato quello di togliere una parte consistente della materia contenuta all'interno della Carta delle Autonomie, portarla in un altro provvedimento e questo a danno della razionalità di quello che poi sarebbe stato il risultato finale. Quindi, per rispondere alla sua domanda brevemente, noi adesso ci troviamo nella situazione in cui gran parte del provvedimento della Carta delle Autonomie si trova fuori ed è stato approvato con una spending review, il decreto legge 95. E adesso però per non vanificare il lavoro importante che era stato fatto, anche perché questo significherebbe mortificare un anno e mezzo di lavoro parlamentare, si è deciso di andare avanti lo stesso, salvaguardando i punti rimanenti e soprattutto includendo una delega al governo perché provveda a un riordino della materia e si faccia sì che i provvedimenti che sono stati approvati in tante norme diverse vengano ricondotti a unità, quindi la delega per la formazione di un testo unico. Parliamo delle province. Lei ricordava come entro il 31 dicembre dovranno essere riorganizzate, quindi non verranno eliminate, verrà ridotto il numero e verranno ripensate le competenze. Ma oggi, carte alla mano, quale ente provincia ci attende? Un ente leggero come alcuni temono, quindi quasi inconsistente a livello di competenze, di ruolo? Sì, solo una precisazione. La scadenza del 31 dicembre 2012 nasceva all'interno di un provvedimento che adesso è sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale. Tanto è vero che il governo, essendo conscio di questo fatto,
nell'articolo 17 della Spending Review non ha fatto riferimento a quello che era l'articolo madre del decreto Salva Italia, perché teme che qualora ci fosse un giudizio di legittimità costituzionale, questo avrebbe potuto poi nuocere anche al proseguo dell'attività legislativa propria della Spending Review sul tema delle province. Diciamo che adesso è stato creato, anche grazie agli interventi che sono stati maturati in Senato, un percorso diverso, un percorso non più imposto dall'alto, ma un percorso che veda una partecipazione delle comunità locali. Quindi noi ci siamo trovati nella situazione per cui è stato fatto il decreto legge che prevede la creazione di una serie di step per l'evoluzione della provincia, o in due province, o in abolizione delle province, o in città metropolitana. Queste fondamentalmente sono le fattispecie. E il primo step era l'individuazione dei criteri per cui le province avrebbero potuto sopravvivere, questo è stato fatto il 20 di luglio, in sede di Consiglio dei Ministri, stabilendo che potevano sopravvivere le province che avevano entrambi questi criteri, il criterio demografico superiore ai 350.000 abitanti e il criterio dell'ampiezza territoriale superiore ai 2.500 km quadrati. Naturalmente questo significava far sparire una quantità di province, c'erano poi tutta una serie di technicalities per cui venivano salvaguardate, ad esempio le province che non confinavano con altre province della propria regione e con stati esteri, tipo la provincia di La Spezia, però senza entrare nel dettaglio per quanto riguarda ad esempio la realtà piemontese, questo fa sopravvivere la provincia di Torino che si trasforma in città metropolitana, la provincia di Alessandria, la provincia di Cuneo, e pone il tema della ridefinizione della rimanenza del territorio. Questo fa sì che il secondo step sia quello dell'approvazione di una ipotesi di riordine da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, cosa che dovrà essere fatta entro il 2 di ottobre, dopodiché ci sarà la trasmissione di questo atto alla Regione, la Regione avrà la possibilità di intervenire su questo atto, eventualmente anche apportando delle modifiche per trasmetterlo poi al Governo, che dovrà provvedere alla identificazione delle nuove province, questo in nuce. Naturalmente rispetto a questo percorso c'è da capire, come diceva giustamente lei, quali sono le funzioni residue. Allora, c'è una ridefinizione delle funzioni che porta a fare sì che la provincia svolga un ruolo di indirizzo dell'azione dei comuni che fanno parte della provincia stessa, ma anche abbia anche una serie di funzioni proprie. E la città metropolitana, tutte le funzioni della provincia, più una serie di funzioni ulteriori. Quindi c'è la ridefinizione di un ente che ha potenzialità assolutamente non indifferenti. Un passaggio da questo punto di significativo sarà sicuramente il passaggio dello statuto, sarà la determinazione se ci si dovrà fermare a un ente di secondo grado o se invece ci sarà l'elezione diretta, sapendo comunque che non ci saranno oneri aggiuntivi per indennità o cose di questo tipo, perché saranno tutte funzioni, prevede la legge, svolte a livello gratuito. Questo perché è un tema particolarmente caro ai cittadini in questo momento. Però, come dire, rispetto alla logica dell'imposizione di una struttura calata dall'altro, ci sarà invece la possibilità da parte delle comunità locali di dire la propria e di essere parte attiva nel processo di costruzione delle nuove province e delle nuove città metropolitane. Il tema quindi del sistema elettorale, provincia come ente di primo e di secondo livello, è ancora aperto? Assolutamente sì, nel senso che nasce come un ente di secondo livello, ma ci sarà la possibilità in sede di statuto, e penso che questo potrebbe essere anche frutto dell'attenzione del livello nazionale, per stabilire invece che il percorso debba essere un percorso diverso. Cioè qui sono stati fissati alcuni paletti, ma noi siamo in una situazione in cui siamo proprio de iure condendo, utilizzando l'espressione giuridica appropriata. Bisogna esserne consci, perché soltanto essendo consci di questo particolare si può capire che si può svolgere un ruolo attivo. E questo ruolo attivo potrebbe anche essere molto significativo. Ad esempio, una delle potenzialità previste all'interno delle norme che sono state approvate è quello dello smembramento del comune capoluogo. E immaginate cosa può significare l'idea di prendere il comune di Torino, sicuramente non penso ricondurlo alle 10 circoscrizioni attuali,
ma magari a 5-6 comuni, sul modello francese dell'arrondissement parigino, e quel tipo di impatto potrebbe avere. Ricordo a questo punto di vista, ritenendo io questo qualcosa di più che una suggestione, che sia lo Statuto del Comune di Torino sia il Regolamento Comunale sul decentramento prevedevano già questa possibilità. Il dibattito politico che si deve sviluppare su questo tema è un dibattito importante e penso che noi come partito e come singoli attori dovremmo cercare di svolgere un ruolo, soprattutto se si parte dalla considerazione che se la città metropolitana svolge un ruolo di coordinamento passando delle funzioni reali ai comuni, un comune troppo forte o troppo sbilanciato dal punto di vista demografico rispetto agli altri potrebbe finire per svolgere una funzione di prevaricazione amministrativa, passatemi la battuta, nei confronti degli altri. Allora il tema del superamento sostanziale del torinocentrismo con la creazione di una serie di comuni più piccoli, di dimensioni demografiche più omogenee, quindi più simili ad esempio ai comuni della prima e della seconda cittura, è un tema politico importante e questo è un tema che non viene calato dall'alto ma che tocca a noi gestire e su cui dobbiamo incominciare un confronto serrato all'interno del partito stesso. Quindi possiamo dire che anche per la città metropolitana, carte alla mano, è ancora tutto da definire, tant'è che vediamo più ipotesi in campo, quella di una città metropolitana intesa come Torino metropolitana anziché come provincia metropolitana. Assolutamente sì, cioè diciamo che l'elemento di novità introdotto al Senato è stato quello di creare le condizioni per cui vengono fissati dei paletti, all'interno di questi paletti però tocca la creatività degli amministratori e dei politici di trovare la soluzione migliore che possa essere utile per il territorio. Questi paletti sono di due tipi, sono paletti normativi perché dicono voi vi potete muovere in questo ambito d'azione, ma sono forse dal punto di vista ancora più importante paletti temporali, cioè potete fare quella che potete lavorare per trovare la soluzione che ritenete più opportuna e più significativa, ma avete delle scadenze certe. E questo è un salto di qualità importante. Se si pensa, la prima previsione di città metropolitana noi l'abbiamo con la legge 142 del 1990, là dove veniva demandata alla regione la competenza di individuare i confini dell'area metropolitana. Le difficoltà, ad esempio, in province come quella di Torino, che hanno una forte ruolo del capoluogo e poi alcuni poli attrattori diversi, ma nessuno forse in grado di far gravitare di sé tutti quanti gli altri, aveva portato alla paralisi. Adesso è stato risolto il problema facendo coincidere città metropolitana con provincia, ne aprirà forse degli altri, questo è abbastanza certo, ma sicuramente si sa che le cose devono essere fatte all'interno di una tempistica precisa e puntuale. Ci possono essere modi diversi per interpretare l'area metropolitana. Sicuramente se si ravona per rendere una serie di economie di scala al sistema, l'area metropolitana dovrà esercitare, la città metropolitana, anzi, perché è la nuova definizione esattamente presa dall'articolo, dal titolo quinto della Costituzione, città metropolitana, ha potenzialità enorme e non penso che possa essere un ente leggero. Dovrà incentivare le funzioni svolte dai comuni, dovranno esserci la riassegnazione delle competenze proprie sia da parte dello Stato sia da parte della Regione. Da questo punto di vista è necessario un fortissimo coordinamento fra questo processo di costruzione della città metropolitana e la Regione, ma così come l'ha delineata il legislatore, la città metropolitana sarà un ente importante all'interno del panorama costituzionale, ma soprattutto dei servizi che devono essere forniti al cittadino, non un ente inutile in più, ma un ente nuovo con delle potenzialità che permettono di creare economie di scala, ad esempio dal punto di vista della gestione dei servizi, e affrontare problemi quotidiani con una visione più ampia rispetto a quello della singola cinta daziale del comune.